200 milioni di euro per Lampedusa è la somma stanziata da un'ordinanza del Premier Berlusconi per affrontare l'emergenza immigrazione. Su proposta del capo della Protezione Civile Gabrielli, il provvedimento fino al 31 dicembre mette in atto interventi di aiuto per complessivi 728 milioni di euro, cifre necessarie per ridare normalità ad un'isola che da troppo tempo vive in disagio. Al centro la situazione igienico-sanitaria carente a causa dell'imponente flusso migratorio, più di 20.000 gli sbarchi sull'isola, l'ultimo risale a domenica con circa 300 migranti. Arriva quindi il provvedimento per superare l'emergenza umanitaria che prevede una cooperazione tra Italia e Tunisia. 40 milioni di euro verranno assegnati all'attuazione dell'accordo tra i due paesi e 50 milioni al commissario delegato dell'emergenza, Gabrielli. Non solo, ma previsto l'impiego di 20 militari sull'isola, un'unità navale della Marina e 5 soldati in Tunisia. Assegnati anche fondi per le attività di ordine pubblico per forze di polizia e vigili del fuoco impiegati per il soccorso.